Tutto bene. Esatto. Primo d'ora. E lei dovrà continuare a guardare il mio naso, quindi lo sguardo dovrà adattarsi. Ok? Leggermente vado in su. Bene, vado in giù. Bene. Eccolo qua. Buonasera, prego, si accomodi. Allora, mi ha chiamato il suo medico di base poco fa, come lei appunto già saprà, per eseguire su di lei una visita, un esame dei nervi cranici. Il suo medico non mi ha raccontato tanto, mi ha detto solo che lei ha subito appunto, e voleva fare un controllo, come è assolutamente giusto che sia, perché il colpo è stato allora, io so che ha già fatto la visita per il collo e per fortuna va tutto bene, quindi bene. Però oggi andremo a controllare se la botta non ha causato, diciamo, danni un pochino meno visibili. Ok, non visibili senza un esame. Okay. Allora, intanto la voglio assicurare che questo è un luogo sicuro. Se lei ha bisogno di sfogarsi, può avere qualunque tipo di emozione. Io ho il segreto professionale, ma in generale voglio che lei si senta a suo agio. Io sono qui per assicurarmi che vada tutto al meglio. È una cosa che mi piace fare, penso sia molto utile per mettere proprio agio chi ho davanti e andare a spiegare cosa andrò a fare. Perché secondo me sapere può tranquillizzare. Allora, quello che andrò a seguire, prima cosa, sono degli esami assolutamente indolore. Quindi, prima preoccupazione, la togliamo dalla lista. Indolore, assolutamente. Seconda cosa, questo si chiama esame dei nervi cranici. I nervi cranici cosa sono? Sono dei nervi che collegano il cervello a diverse parti e del tronco. Sono 24 e in realtà sono paia, quindi sono 12 paia di nervi cranici. Ma andiamo a vedere un secondo quali sono, in modo da capire anche il perché farò certi esami, ecco. Non entrerò assolutamente nello specifico, voglio solo farle capire. La mia illustrazione. Quindi questo appunto è l'enceafalo del nostro cervello e abbiamo appunto 12 paia di nervi cranici. Andrò circa appunto in ordine. Alcuni esami semplicemente riguarderanno più paia di nervi cranici. Il primo, andiamo qui, lo vediamo qui. È il nervo olfattivo. Quindi andrò a verificare se sul fatto funziona dov'era, semplicemente è molto semplice. Poi abbiamo i nervi cranici, il secondo, terzo, quarto, sesto e ottavo paio di nervi cranici riguardano la vista.
In particolare abbiamo il secondo sensitivo, poi abbiamo qui il terzo nervo oculomotore, motorio, poi abbiamo il sesto, questa immagine è nuova quindi non ho troppa confidenza, abbiamo dov'è, il sesto, l'adducente motorio, quindi comanda il muscolo esterno dell'occhio, quindi secondo, terzo, quarto trocleare motorio, muscolo contrario il muscolo obliquo superiore dell'occhio. Quindi secondo, terzo, quarto e sesto e ottavo, scusi, vista. Quindi poi abbiamo il quinto appunto è il trigemino e andremo a controllare, in realtà questo è molto facile da controllare. Controlla la mascella, quindi i muscoli della mascella. Settimo abbiamo, dov'è? Qui, è quello facciale motorio, quindi andrò a controllare se i muscoli del suo viso funzionano correttamente. In realtà adesso comunque, prima di cominciare tutti gli esami, mi avvicinerò e darò un'occhiata al suo viso e già da questo primo esame potrò scartare diverse cose, ma già da come parla scarto molte cose. Ed è tutto positivo, ovviamente. Nono. Nel nono abbiamo il glossofaringeo motorio, che controlla la muscolatura faringea. Quindi lingua, tonsille, faringea. Ok. Decimo. Il decimo è il nervo vago sensitivo. Controlla, fra le altre cose, a noi interessa per la questione dell'orecchio esterno, quindi anche per la sensibilità. Abbiamo poi l'undicesimo. L'undicesimo è il nervo accessorio motorio, quindi andremo a controllare più questa parte, ad esempio anche i muscoli delle spalle. Ok? E poi abbiamo il dodicesimo. Il dodicesimo è l'ipoglosso motorio e controlla i muscoli appunto della lingua. Sarà molto semplice. Quindi, anche quindi i muscoli del collo per banalmente la deglutizione. Ora, ad esempio, se lei avesse problemi a deglutire, se ne accorgerebbe subito. Allora, mi metto i guanti e comincio subito. Vedo già che ha un'espressione leggermente più rilassata. So che non è semplice fare questi esami, soprattutto sono le prime volte, ma appunto se c'è qualcosa che io faccio che la mette a disagio, me lo comunichi assolutamente. Cosa, visto che ha una, diciamo così, frangetta comunque dei capelli che vanno a coprirle un pochino il viso, io voglio essere sicura di vedere l'interità, l'interezza di questo viso, andrò a usare delle mollette per tirare su questa ciocche. E una e poi anche l'altra. Quindi tiro su questa ciocca. Fantastico. Adesso posso lavorare molto bene. Per prima cosa mi avvicino per controllare un attimo, diciamo, delle simmetrie rispetto ai suoi movimenti. Bene, va bene questa distanza, ok? E le chiedo di rilassare completamente il viso. Sorriso non forzato, così.
esame e cominciamo con il primo paio di nervi, che sono i nervi olfattivi. Voglio farle riconoscere tre odori veramente molto molto semplici, ecco. Prima le chiedo solo se il suo naso è tappato, le chiudo una narice, inspirare, chiudere l'altra, espirare. Bene, entrambe, benissimo. Ho il barattolino in tasca. Allora, ho appunto tre barattolini con tre odori diversi, molto neutri, come vede non hanno un colore riconducibile al loro odore. Cominciamo col primo. Chiudo gli occhi anche per favorire il senso dell'olfatto, ok? Primo odore. Benissimo, caffè, l'ho detto. Secondo. Sì, prende il tempo che vuole. Menta. Ultimo, sta andando benissimo. Lavanda, fantastico veramente, lavoro eccellente fino ad ora. Bene, passiamo alla vista e passiamo al secondo nervo cranico. Fun fact, diciamo così, i nervi ovviamente si trovano all'interno del nostro cervello, ma il secondo nervo cranico in realtà, mettendomi in una certa posizione, riesco proprio a vederlo e quindi vorrei farlo, perché sarebbe un'occasione persa non farlo. Quindi le chiedo di guardare dietro di me, ad esempio prestare attenzione, molta attenzione, come se fosse la cosa più interessante di questo mondo, uno di quei cervellini lì. Va bene quello che è un po' arrabbiato, che piange. Ok? Adesso prendo la luce e guardi lì, bene, l'abito un secondo alla luce, ok? Mi metto un attimo di lato e pian piano mi avvicinerò. Lei, mi raccomando, non guardi me, guardi sempre lì, ok? Io mi avvicino pian piano, sono sempre più. Eccolo qua, che meraviglia. Benissimo. Dall'altro lato, adesso mi guardi appunto quell'immagine intensamente. Metto sempre di lato, abituo il suo occhio. Ok. Sguardo fisso e intanto mi avvicino. Andato, perfetto. Adesso un esame che avrà fatto sicuramente altre volte nella vita, ecco. E sto parlando per riconoscere le lettere di questa tavola, ok? Quindi, sguardo rivolto verso questa tavola, non essendo un esame rivolto a capire quanto ha perso di vista, insomma, ma rivolto a capire se il nervo funziona correttamente, se lei porta le lenti può continuare a indossarle, assolutamente. Io voglio verificare che tutto sia rimasto come era prima. Bene. Allora, copro un occhio,
da questa qui. Bene. Seconda, terza fila. Passiamo alla quarta fila, terza lettera. Molto bene. Esatto. Benissimo. Un pochino più difficile. Bene. Questo? No, ok, non c'è problema assolutamente. Adesso chiude l'altro occhio. Benissimo. E ricominciamo. Questa lettera. Adesso metto via il mio puntatore, diciamo così, e le chiedo anche questa volta di chiudere un occhio alla volta. Bene, adesso andrò a verificare i quadranti, ok, della sua vista, quindi compariranno diciamo dei numeri, ad esempio così, ma anche insieme, e mi dovrà dire i numeri, ok? Ad esempio se così, 2 e 2, ok? Bene, un occhio alla volta. Benissimo, ci siamo. Bene. Benissimo. Ok. Molto bene. Ancora un paio di numeri e poi basta, ok? Benissimo, adesso l'altro. Ok, puoi aprire quello e ripetiamo, tutto molto bene fino ad ora. Bene, ok. Esatto. Molto bene. Benissimo. Molto bene. Fantastico. Super. Ok. Benissimo, fantastico. Super. Ultimo. Ok, meraviglioso, meraviglioso. Molto, molto bene. Mi lasci segnare una cosa. Ok. Eccoci qua. Adesso. Per completare il secondo nervo devo ritornare alla luce, avvicinarmi e devo controllare se le pupille si restringono come diciamo normale che sia. Okay. Quindi sì, le punterò la luce agli occhi. Sarà per un po' di volte. Quello che vedo è che la sua pupilla in cui punto la luce si restringe, l'altra no. E devo verificare che invece ad esempio entrambe non si restringano dall'altra parte. Benissimo. Ancora. Ok. Fantastico.
che questo è andata. Adesso le chiedo di mettere, di guardare il mio dito, si è molto vicino qui in mezzo. Ok, lo guardi. Ok, benissimo, fantastico. Abbiamo finito con, mi segno, il secondo. Come va finora? Ha qualcosa per cui... Ok. Ne sono contenta, benissimo. Passiamo, adesso facciamo un bel gruppetto. Terzo, quarto e sesto. Vista. Ok. Allora... per il terzo, quarto e sesto in realtà sono due esami, sono molto semplici. Le chiedo come prima cosa di tenere ferma la testa. Guarda, ad esempio, intanto. Ok, la testa come se stesse guardando la punta del mio naso, benissimo. Adesso mi raccomando, tenga la testa ferma e deve seguire il mio dito semplicemente con gli occhi. Pian piano andrò ad accelerare per mettere alla prova la sua vista sempre di più. Molto bene. Certo, c'è un limite. Benissimo, benissimo. Adesso un'altra cosa, la sua vista periferica. Adesso semplicemente mi dovrà comunicare quando le mie dita entrano nella sua vista. Quando comincerà a vedere le mie dita. Va bene? Benissimo. Quindi cominciamo. 3, 2, 1. Molto bene. Benissimo. Fantastico. Bene. Adesso. Ok. Bene. Terzo, quarto e sesto, andate. Me lo segno. Benissimo. Sì, si trattava di appunto vista periferica e di appunto muovere gli occhi indipendentemente dalla testa. Andiamo al quinto. Allora, il quinto mi servirò della punta del guanto. Andrò ad arrotolare la punta del guanto. Devo verificare dei movimenti involontari fondamentalmente, ok? Prima cosa, le chiedo di guardare da un lato, non mi interessa quale, l'importante è che non guardi me. Bene, io mi avvicinerò, lei continua a guardare di lato, non chiuda gli occhi. Benissimo, esatto, appena le ho toccato la cornea ha sbattuto gli occhi, è un senso di, diciamo, difesa anche del nostro occhio. Benissimo, benissimo. Adesso devo capire se entrambe le parti del viso hanno la stessa sensibilità, quindi vado semplicemente. Ha sentito tutto, benissimo. Adesso mi deve dire se questo lo sente 10 e se questo lo sente 10. Quindi, se questo lo sente 10, questo quanto lo sente? Benissimo. Entrambe uguali. Benissimo. Adesso vado a prendere... Sì, è molto semplice.
va approfondito solo se la risposta è negativa. Ecco. Adesso invece andrò a controllare il freddo, quindi questo ovviamente metallo è freddo, mi dovrà dire semplicemente se lo sente. Quindi 1, 2, 3, 4, mi dia il suo feedback. Fantastico, sì. Fatto, anche il quinto fatto. Me lo vado a segnare. E adesso passiamo appunto al settimo. Il settimo, diciamo, in parole povere, possiamo anche verificarlo con, ad esempio, il senso del gusto. Adesso le farò assaggiare tre acque che sono... me lo dica lei cosa sono, ok? Non sono particolarmente gradevoli, però non hanno nessun ingrediente in particolare, ok? Quindi, bene. Allora... prima mi va pure il sorso, non c'è bisogno di berla tutta, ok. Cosa ha sentito? Aspro, fantastico. Il secondo? Dolce, fantastico. Terzo? Giuro, non è un cicchetto. Benissimo, dolce. È salato, scusi, sì. Non ho sbagliato io. Benissimo, anche questo è andato molto bene. Ok, senso del gusto, fantastico. Adesso andiamo a controllare un attimino la muscolatura del viso. Quindi le chiedo di aggrottare le sopracciglia in questo modo, in modo da far venire proprio le rughe. Benissimo, io cercherò di opporre un pochino di resistenza, lei non ceda. Benissimo. Guance gonfie e non me le lasci rompere, sgonfiare. Benissimo, fantastico. Fammi un bel sorriso e non lasciare che io tiri giù i lembi della bocca. Fantastico. E il settimo è andato. Come va? Bene, bene, bene. Benissimo, anche io sono molto contenta. Adesso segno giusto questa cosa. Bene. Per l'ottavo, diciamo che l'ottavo principalmente udito, ma devo fare anche un altro test perché non è appunto solo udito, ma è anche vista. Quindi il primo test che vado a fare è semplicemente, lei mi deve assicurare che proverà a guardare il mio naso sempre, d'accordo, benissimo. E adesso io delicatamente le muoverò la testa, destra, sinistra, avanti e sopra e sotto. E lei dovrà continuare a guardare il mio naso, quindi lo sguardo dovrà adattarsi, ok? Leggermente vado in su, bene, vado in giù, bene, di lato e di lato, fantastico, benissimo. E adesso passiamo all'udito. Questa parte molte persone la ritengono molto rilassante. Vedremo cosa mi dirà lei. Mi segno un attimo che anche il riflesso vestibolo oculare andava bene. Allora, adesso ho bisogno della tuning fork. Questa è sui 250 Hz. Benissimo. E andrò ad attivarla. L'avvicinerò alle sue orecchie e lei mi dovrà dire appunto se la sente, perché è una frequenza appunto particolare. Bene.
Adesso un altro esame è quello di, diciamo, farò sempre questo movimento, ovvero la vibrazione, poi mi dovrà dire se la sente qui dietro, ok? Dietro l'orecchio. Ok, vado. Con questo abbiamo finito. Adesso arriva la parte un pochino più rilassante. Io andrò a sussurrarle per ogni orecchio 10 parole. Lei mi dovrà dire che parole sussurro, ok? Una alla volta, non è un esame di memoria. Ok? Si tappi l'altro orecchio. Siamo sicuri che solo questo percepisca. Bene. Comincia. Molto bene, adesso si tappi l'altra orecchia. Benissimo. Volte le contate, non è obbligatorio averne 10, ecco, però benissimo, benissimo, benissimo. Ultima cosa, adesso mi dovrà dire, io farò così vicino al suo orecchio, allontanandomi, mi dovrà dire quando il suono sparisce. Benissimo, stupendo. E abbiamo completato anche l'8, ci siamo quasi, perché il 9 e il 10 semplicemente le devo osservare un attimo l'ora, quindi siamo già al 10. Ci siamo quasi. Riprendo la mia luce. Faccia a lingua all'infuori il più possibile e bocca leggermente declinata verso l'alto, mi avvicino. Ok, ci si mette veramente un secondo, sì. Allora, le dico già, 9 decimo non. Diciamo che ho cominciato anche a esaminarli durante il corso della visita, ok? E soprattutto quando si tratta anche della mandibola, abbiamo dei muscoli veramente molto forti qui, quindi è difficile andare proprio per muscolatura e, ok, e resistenza. Bene. Quindi è andata benissimo. No, niente placche. No. Adesso 11, bene. 11 le chiedo sempre della resistenza, ok? Quindi io le giro la testa di lato leggermente
lei cerchi di non farmela spostare. Benissimo. Adesso gira la testa dall'altra parte un pochino. Bene. E cerchi di non farmela muovere. Ok. Bene. Guarda anche il collo. Adesso sempre testa verso l'alto, non me la faccia abbassare. Fantastico. E testa verso il basso, non me la faccia alzare. Bene, 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 bene. Adesso le chiedo di premere con la lingua sulla guancia e andrò semplicemente a sentire la forza. Molto bene, anche dall'altra parte. Ok, benissimo. Ora le farò una leggerissima pressione sulla fronte, lei non deve fare niente, solo io devo osservare. Ok, benissimo, benissimo. Adesso ripeta con me le seguenti sillabe. E poi pinco pallino, pinco pallino. Per stemperare la tensione, perché se avessi avuto problemi anche di questo tipo, me ne sarei accorta prima dal suo parlato. Però ok, è sempre meglio farlo. Sto scherzando, non l'ho fatto per divertirmi. Ok, strappa sempre un sorriso, ma appunto volevo essere stra sicura. Dodicesimo, semplicissimo. Questo era l'undici, mi segno che abbiamo fatto. Bene, dodicesimo, mi tiri fuori la lingua, lingua destra, lingua sinistra, lingua dentro, fine, e siamo arrivati appunto al dodicesimo. Finito il dodicesimo, me lo segno e abbiamo fatto. Sì, è finito. Adesso comunque, in ogni caso, se lei sente che una di queste funzioni che abbiamo verificato oggi comincia a mancare nel corso dei prossimi giorni, comunque mi chiami, d'accordo? Si faccia dare il mio numero in segreteria e mi chiami veramente, anche se nota un leggero, leggero, leggero cambiamento rispetto ad oggi. Diciamo entro nelle prossime 2 settimane dovremmo cerchi di farci un pochino più caso. Ok, benissimo. Io davvero le auguro il meglio e sono contenta che sia andata tutto bene. E nel caso, spero di no, ma nel caso ci sentiamo. Le auguro una splendida serata. Arrivederci.